certo, io non ci sto a essere né strumentalizzato né utilizzato. Roma, Palazzo Chigi. Le parti sociali si incontrano con il presidente Conte per il terzo faccia a faccia sulle misure da inserire nella manovra economica. La Comos alloggi porta sul tavolo del governo le tre emergenze: i salari, il mezzogiorno e i giovani. Noi ribadiremo che alcuni segnali sul fronte del lavoro incominciano a essere positivi. Quello che non va bene ovviamente è che questo tipo di lavoro che c'è in più rispetto al passato è lavoro a bassa redditività. All'incontro ci sono anche il vice premier Di Maio e diversi ministri. Manca Salvini, che porta avanti un tavolo parallelo convocato per oggi, al quale però il segretario della CGIL, Landini, non parteciperà. Oggi mancava la Furlan, domani mancherà Landini, dopodomani potrebbe mancare Barbagallo, ma io gli ho detto che anche il 15 di agosto sono disponibile, perché quando chiediamo confronti e poi si hanno, non bisogna evitarli. Il premier al tavolo parla di taglio del cuneo fiscale. All'uscita, i sindacati confederali dicono la loro. Noi abbiamo rinnovato l'impegno a fare del lavoro la vera grande priorità da affrontare e risolvere nel nostro Paese, attraverso un rilancio delle politiche attive per il lavoro. L'ultimo a uscire è Maurizio Landini. Lo intervistiamo prima che si allontani da Palazzo Chigi. Come mai lei domani non andrà al Viminale e se ritiene che andarci la prima volta sia stato un errore? Io domani non vado all'incontro al Viminale perché c'è il tavolo di trattativa che discute della legge di stabilità alla Presidenza del Consiglio. Non è un errore essere andato l'altra volta all'incontro, anche perché quando siamo andati all'altro incontro il tavolo alla Presidenza del Consiglio non era ancora cominciato. Lei ha l'impressione di trattare con due governi? Il governo è uno, la legge di stabilità è una e qui c'è stato ripetuto che si discute e si decide a Palazzo Chigi. Certo, io non ci sto a essere né strumentalizzato né utilizzato. Se il governo dei problemi, se li discute, troverà una sua soluzione. È singolare che ti convocano al Ministero del Viminale per discutere cosa fa il resto del governo e poi non vengono, lui non viene alla trattativa che il suo governo ha convocato a Palazzo Chigi. Quindi sono contraddizioni interne al governo. Io ne prendo semplicemente atto e quello che mi interessa è cosa porto a casa da questa legge di stabilità per i giovani, per i precari, per i lavoratori, per i pensionati che io rappresento. Meno tasse, più lavoro stabile, più aumenti salariali, più spesa sanitaria, più lotta all'evasione fiscale e alle ingiustizie. Sulla flat tax però avete detto no, allora qual è secondo voi invece il provvedimento più importante, per voi prioritario da inserire nella manovra? Noi abbiamo proposto una riforma fiscale complessiva. Il nostro è il paese dell'evasione fiscale, il nostro è il paese in cui chi paga le tasse è considerato un coglione, dobbiamo capovolgerla. Chi paga le tasse deve essere trattato bene, chi lavora deve avere un fisco più giusto che pesi meno sulla sua busta paga e noi dobbiamo far pagare le tasse a chi non le paga e combattere l'evasione fiscale. Il governo dice così, no? Allo Stato l'evasione fiscale non mi pare che abbiamo fatto una gran battaglia e se sto agli incontri che ho fatto non ho ancora sentito una risposta precisa in questa direzione. Parlare di flat tax, cioè di una tassa unica piatta, vuol dire penalizzare quelli che pagano le tasse e aiutare quelli che prendono tanto e che le tasse ne hanno sempre pagate poche.